Stai cercando crediti per FIFA 17 a basso prezzo e in maniera molto veloce? Allora parliamo la stessa lingua. IG Vault è il sito giusto per te. Trovi il link e codice sconto qui sotto in descrizione. Oggi, finalmente, iniziamo la seconda stagione alla guida del nostro carissimo e amatissimo Sassuolo. Ragazzi, io sono abbastanza concentrato, sono abbastanza contento di quello che è successo l'anno scorso. Per adesso abbiamo 21 milioni di budget trasferimenti e 178 mila di stipendi. In teoria noi dovremmo comunque avere anche tantissimi soldi che ci arriveranno dalla cessione di Matri, perché gli abbiamo dato tantissimi soldi di stipendio proprio per venderlo in questa stagione. Infatti andiamo subito a guardare le informazioni della rosa e a capire bene chi abbiamo in realtà e chi se n'è andato. C'è tornato Falcinelli dal prestito, ce ne sono tornati tantissimi altri. Eccolo qua, Matri ha 253.000 di stipendio ed è veramente aberrante come cosa. Aggiunge la lista trasferimenti immediatamente. Direi di aggiungere anche Antonino Ragusa, perché comunque non ce ne facciamo niente e anche lui abbiamo alzato lo stipendio a 100.000 a settimana. Ma anche tanti altri come Trotta, che è tornato dal prestito al Crotone, non ci interessa assolutamente. Cipsa vorrei provare a tenerlo, ma comunque non ci interessa troppo. Politano non l'abbiamo praticamente mai fatto giocare. Insomma, per adesso dobbiamo solamente cercare di sfoltire la rosa da tutti i giocatori che praticamente non ci interessano e sarebbero solamente caselle occupate in rosa. E poi c'è lui che è in prestito per noi per un'altra stagione, ma che quasi quasi rimando immediatamente a casa. Cazzo, 1.700.000 sono tanti. Bruno lo manderei tranquillamente al prestito per un anno. E per finire anche Falcinelli lo vendiamo. E adesso rimangono solamente i titolari o comunque i giocatori sui quali abbiamo contato maggiormente. Sensi non mi piace, provo a venderlo perché è tornato Cipsa. E tra poco dovrebbero arrivare anche i nuovi acquisti che abbiamo fatto, e cioè Robben e Ribéry a parametro zero insieme a Gonzalo Rodriguez. Avanziamo perché siamo veramente carichi, non vediamo l'ora di vedere i nostri nuovi acquisti e di capire quanto avranno di overall, perché siamo un attimino preoccupati. Intanto andiamo agli inviti per il torneo precampionato, che tanto simulerò come tutte le volte. Andiamo a prendere quello in cui si guadagna di più e speriamo di fare la differenza. Abbiamo 9 mail da leggere, vediamo un attimino. Questa qua è una coppa, va bene, siamo stati invitati. Poi c'è Cristian Dell'Orco che è tornato, Aya Pong che è tornato, Iemmello che è tornato, ma come, gli avevo appena, vabbè, ok, dovremmo riguardare un ulteriormente Mastitelli che è ritornato, e poi Frank Ribéry è arrivato e anche Robben è arrivato insieme anche a Gonzalo Rodriguez, quindi siamo tutti tranquilli. Se n'è andato Audero, quindi dovremo cercare assolutamente un giocatore nuovo per sostituire il nostro secondo portiere. Andiamo a vedere Robben e Ribéry, ragazzi, incrociamo le dita perché li voglio fortissimi come mai nella storia. Ed eccoli qua, dove sono? 84 Ribéry, che comunque non è assolutamente male, e Robben? Dov'è Robben? Eccolo qua, 86, quindi oh, ci è andata discretamente bene. Tantissimi mi hanno detto, mi è arrivato con 80, con 81. Invece noi sono arrivati quasi al 100%. Gonzalo Rodriguez 82, questo qua ragazzi è un gran colpo che abbiamo fatto a parametro 0 e sarà il nostro titolare al fianco di Rugani, quindi Timo vai a fare un po' di panchina. Mamma mia, quanti giocatori che abbiamo, dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Intanto mettiamo Cipsa in squadra al posto di Sensi e io direi di trovare anche un posto ai due nuovi fenomeni, Robben e Ribéry. Io ve lo dico subito, la mia intenzione è di venderli alla prossima finestra di mercato. Li ho presi solo esclusivamente perché avevamo tanti soldi da investire sui parametri 0 e perché comunque il loro valore è comunque alto e quindi sarebbero stati ingressi di bonus, di budget, trasferimenti veramente importanti. Io volevo cercare di capire se è possibile comprare i giocatori a parametro zero, tipo Saponara, che non siamo riusciti a prendere nel mercato invernale, in questa sessione di mercato, perché dovrebbero essere svincolati. Quello qui, Riccardo Saponara, è ancora all'Empoli perché ha rinnovato, semplicemente perché ha rinnovato, quindi Saponara automaticamente non è più un giocatore che possiamo riuscire a prendere. Allora ragazzi, io sono veramente tentato da provare il colpo di Bala in qualche modo, mi piacerebbe tanto, intanto chiediamo informazioni. E poi Barzagli ha solamente 1.400.000, io provo assolutamente a prenderlo e magari vendiamo Antei. Beh, guarda, 1.400.000 per Barzagli, che è il suo valore, io te li do tranquillamente, Juve. E poi dobbiamo anche capire se Berardi ha deciso di rimanere con noi oppure se se ne vuole andare da qualche altra parte. Io provo anche ad acquistare Muriel e lo faccio magari nello scambio con Matri, come abbiamo provato a fare nell'ultima finestra di mercato aggiungendo 2 milioni quando comunque la Sampdoria aveva accettato. Eccolo qua, Matri, che ha uno stipendio incredibile, quindi sarebbe il colpo più bello che si può fare, vendere Matri. E come vedete dobbiamo assolutamente cercare un portiere, quindi andiamo a vedere se qualcuno ci suggerisce qualcosa di interessante. Beh, perché non Dragoschi? Perché non Dragoschi? Che la Fiorentina sicuramente non trova spazio e potrebbe diventare un buon secondo portiere. Ma non saprei neanche quanto offrire, sinceramente. Forse meno di 1.000.000, no dai, 1.000.000 lo possiamo anche offrire. Se no c'è anche Meret, che è interessante, un bel profilo. Offriamo 1.000.000 anche per Meret e vediamo cosa succede. Per adesso io direi di andare avanti subito e vedere che cosa ci rispondono solamente per questi giocatori. La sua richiesta per Paolo Dybala non è in vendita per nessuna cifra, ma
Adesso vediamo, Juve. Adesso vediamo. Per l'Udinese vuole 2 milioni per Meret. La Juventus vuole 2 milioni per Barzagli. E abbiamo qualche colloquio giocatore. Per Barzagli alziamo un pochino l'offerta, ma non di tanto. Gli diamo veramente 1,7 come avevamo chiesto prima. E appunto andiamo a simulare la prima partita dell'anno di Coppa. Tra l'altro non abbiamo trovato posto per Ribery in panchina. Abbiamo Robin che praticamente fa il secondo portiere. Per adesso dobbiamo ancora capire come organizzare la squadra, ma vediamo un po'. Partiamo immediatamente e saltiamola così 4-0, 3 di Berardi e 1 di Kishna. Mimmo mi sembra abbastanza in forma. E questo potrebbe essere un problema perché tante squadre sono interessate a lui. Intanto Muriel, siamo interessati al giocatore ma vogliamo 7 milioni. Perché quest'inverno ne volevate 2? Io te ne do 4 al massimo, solamente per liberarmi di Matri. E poi ragazzi mi piacerebbe provare un altro colpo, veramente grosso, veramente importante. Uno dei miei giocatori preferiti in assoluto è perché secondo me a centrocampo abbiamo un buco incredibile. Ma Marchisio mi piacerebbe veramente provare a prenderlo, anche se secondo me 66 milioni sono tantini. In realtà mi piacerebbe provare a prendere anche Zielinski perché secondo me è un bellissimo giocatore. E vediamo un po' se a loro può interessare il nostro caro vecchio amico Antonino Ragusa. Ragusa e 5 milioni per Zielinski magari se cascano. E finalmente riproviamo l'assalto a quest'uomo che ci ha fatto dannare tantissimo. 6 milioni glieli do subito. Volete 7 milioni e 4? 7 milioni e 4, eccoli qua, immediatamente, li avete. Se me lo date sono contento. Andiamo avanti e c'è subito la partita con il Benfica, ma non interessano le offerte. Abbiamo un'offerta per Antei, 2 milioni e mezzo dall'Atalanta. Io voglio assolutamente guadagnarci di più e quindi almeno 3 milioni per Antei li chiedo, dato che vale 3.100. E invece Dragoschi costa di più di quello che abbiamo offerto. Dovevamo forse aspettarcelo. Non sappiamo ancora quanto offrire, quindi offriamo 1 milione e 5, aumentiamo di mezzo milione di euro e vediamo cosa rispondono. Allora io ti offro 1 milione e mezzo anche a te, come abbiamo offerto per Dragoschi. Vediamo chi dei due ci vendono. Ragazzi, ben 3 email nell'ufficio che diventano molto importanti. Diawara, offerta accettata. Non ci posso credere. Subito, così, iniziamo col botto. Quanto vuole Diawara? 30? Io gliene do 35, 36, va bene, 36. Solo perché Diawara mi ha sempre fatto male durante tutte le volte che ci ha giocato contro. 5 anni di contratto, giocatore chiave, prima squadra, te lo do tutto. Diawara è un colpo incredibile se riusciamo a farlo. Sampdoria, offerta troppo bassa. Ok, dobbiamo aumentare, almeno a 5,5. Però non di più ragazzi, per favore non di più. La Juve ha accettato invece le nostre condizioni per Barzagli. E quindi vediamo, figa, Barzagli vuole tantissimo. Voglio provare ad abbassargli il contratto, anche perché glielo farò per 2 stagioni. Giocatore importante, prima squadra, 90.000. Simuliamo la partita con il Benfica perché non ce ne frega assolutamente nulla di nulla. Vediamo se la nostra difesa regge ancora dopo il 4-0. Vediamo se il nostro attacco bolla. E infatti il nostro attacco bolla. Belotti 2, Kishna. Ma abbiamo preso il primo gol dell'anno. Belle 5 mail nell'ufficio, belle. Offerta trasferimento, 3 milioni, deciso, benissimo, addio. Non sono interessati ad Antonino Ragusa e questo mi dispiace, quindi proviamo ad offrirgli Matri. Mi viene da ridere solo a pensarci. Ma che cazzo vuoi, Meret? Oh, ti ho cercato prima io, te devi venire da me. Mio gurio, guarda che ti sto facendo giocare spessissimo. E adesso c'è il Watford da andare ad affrontare, ma vediamo, abbiamo ricevuto un'offerta per Berardi. 37 milioni mi sembra veramente poco. Guarda, Stoke City, se davvero vuoi Berardi, ci dai 80 milioni di euro e io per 80 milioni di euro ti giuro ti vendo Mimmo Berardi. Te lo giuro, te lo giuro. Offerta per il trasferimento, Belotti. Ma non ci credo, Belotti. Il Milan vuole Belotti per 27 milioni. Mi dispiace, ma il Gallo si muove solamente per 70 milioni di euro perché ha fatto vedere di essere un giocatore incredibilmente forte. Mi dai 70 milioni, Belotti può arrivare da te. Ma sei stronza, Udinese? Ma sei stronza? Io ti ho offerto la stessa cifra per Meret e mi hai detto di no. Te ne offro 100.000 euro in più, ma non sei corretta a fare così. Simuliamo anche questa partita di Coppa perché tanto non ce ne frega niente. Noi vogliamo solamente i soldi da questa Coppa. Non vogliamo giocarle queste partite. Saltiamola, 3-1, facciamo sempre gol. Non abbiamo fatto cambi. 6 email nell'ufficio. Abbiamo un'offerta per il trasferimento per Belotti, un'altra. Vogliono tutti i nostri gioielli, ma non ci credo. 25 milioni, non penso proprio. Offerta troppo bassa per Zielinski. Non gli interessa assolutamente il Mitra Matri. E quindi per adesso aspettiamo un attimo. La Fiorentina vuole ancora più per Dragoschi e inizia a rompermi un attimo le balle. E invece Muriel finalmente ha accettato. Ha detto che potrebbe venire a giocare da noi. Gli diamo anche 55 a Muriel, non mi interessa. Gli facciamo 4 anni di contratto. Giocatore importante, prima squadra, va bene. Barzagli, te vuoi tanti soldi purtroppo. Poi io ci provo a darti quello che vuoi, vediamo. Però ragazzi, qua si deve muovere con queste offerte, eh. Abbiamo troppi giocatori in rosa, troppi, dobbiamo vendere tantissimo. So che per lo Stoke City è un'offerta veramente incredibile, ma mi dispiace, io voglio 80 milioni di euro per Berardi. Oh, abbiamo venduto Antei, quindi altri soldi. E nel mentre Diawara ha accettato, quindi il primo botto, il primo colpo di mercato si chiama Amadou Diawara ed è un giocatore che ho inseguito tanto e finalmente siamo riusciti a prenderlo. Diawara, bellissimo Diawara, lo mettiamo subito tra i titolari. Vediamo, Diawara 76 è veramente tanto. Cipsa, sei durato veramente poco.
E vediamo, vediamo. Sostituiamo Sturaro perché comunque è in prestito alla Juve, lo teniamo in panchina insieme a Gnuguri per recuperare qualche pallone. Sturaro, Gnuguri, Magnanelli, Diawara, Sensi. Abbiamo comunque tantissimi giocatori anche di riserva. Anche se si potrebbe provare un esperimento, eh. Si potrebbe provare a schierare Robben davanti insieme a Belotti e Berardi trequartista. Avanziamo, siamo già praticamente a metà luglio, abbiamo già fatto tantissimo mercato. Offerta per il trasferimento per Belotti, non sono più interessati. Mi dispiace. Invece l'Udinese ha accettato per Meret 10.000 a settimana, glieli possiamo anche dare. 4 anni di contratto, giocatore per il turnover, deve saperlo. La squadra Milan respinge la controfferta del Sassuolo e proprio non riesco a capire perché. Muriel ha accettato, ragazzi. Quindi salutiamo il Mitra Matri che se ne va. Il Mitra Matri lo dobbiamo salutare. Abbiamo troppi attaccanti comunque, ragazzi. Abbiamo assolutamente troppi attaccanti, quindi bisogna in qualche modo cercare di sfoltirli ancora di più. Simuliamo la partita con l'Wolfsburg e vediamo se Robben può fare la differenza là davanti insieme a Berardi e Belotti. Secondo me sì, perché dovrebbero parlare la stessa lingua, Mimmo e Robben. Simuliamo due Berardi, uno Belotti. Robben guarda, ma per adesso va benissimo così. Allora Andrea, io ti ho offerto quello che volevi. Io ti offro 115 al massimo. E abbiamo vinto altri 3 milioni e mezzo di euro. Adesso c'è una partita importante. Ho visto, hai segnato in rosso sul calendario. Meret ha accettato. E quindi noi andiamo a prendere il nostro secondo portiere al posto di Audero, che è Alex Meret. Finalmente abbiamo un portiere di riserva nostro, perché l'anno scorso Audero l'abbiamo preso in prestito. Meret comunque è un 70, quindi tutto di guadagnato. Ribery, mi dispiace, torni in panchina assolutamente. Guardate qua quanti attaccanti abbiamo. Dobbiamo venderli tutti. Ma perché non ci offrono dei soldi per questi? Io vorrei provare a fare qualcosa di strano, e cioè a restituire uno tra Nyang e Piazza direttamente alla Juve o al Milan per provare a ricomprarlo direttamente in questa finestra. Ma ho paura, ho molta paura. Io ci provo con Piazza perché tanto sono arrivati tantissimi altri esterni. Proviamo a fare questa cazzata, ragazzi. Lo so già che farò una cosa che non va fatta, lo so già, ma dobbiamo provarci. Voglio provare a acquistare Piazza subito. Marco Piazza ha 12 milioni e invece Nyang ne ha 19, quindi non riusciremo a comprare Nyang. Dobbiamo cercare di comprare Piazza. Io termino il trasferimento per 2 milioni. L'ho terminato, me li hanno già tolti. E adesso provo a comprare Piazza dalla Juve. Piazza a meno di un anno di contratto, potremmo offrire una cifra compresa tra i 7 e i 9 per convincere il club. Ma state scherzando? Offro subito 9 milioni di euro per Piazza. Guardate quanto abbiamo di budget trasferimenti. Oh mio Dio, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, che cosa ci sta venendo fuori. Tanto vediamo con un budget trasferimenti normale in realtà quanti soldi avremmo a disposizione. Perché se abbiamo 12 milioni con 381 di budget, non voglio neanche immaginarmi con un budget da persone normali. Abbiamo 25 milioni di euro. Abbiamo 25 milioni di euro. Ci portiamo subito Muriel in panchina. Rashford, che cosa vuoi? Vattene immediatamente. Muriel, il nostro nuovo acquisto, ce lo portiamo in panchina. Abbiamo tantissimi attaccanti comunque e dobbiamo ancora cercare di prendere Piazza. Ma noi ci proviamo.